The New Stories. La tua informazione libera. Martina Berti, giovane della provincia di Venezia, ha raccontato su Facebook la sua disavventura con il morso di un ragno violino, inizialmente scambiato per una puntura di zanzara. Fortunatamente si è recata da uno specialista quando i sintomi sono peggiorati, evitando gravi conseguenze. Ha avvertito che questi ragni possono trovarsi anche in casa e ha consigliato di prestare attenzione a eventuali morsi, che possono sembrare banali, ma evolvere rapidamente in situazioni pericolose. Un caso ben più grave è quello di Giuseppe Russo, un 23enne che ha perso la vita a causa delle complicanze del morso di un ragno violino. Anche lui aveva inizialmente sottovalutato la situazione, ma l'infezione si è aggravata, portando alla formazione di un ascesso e, infine, alla morte per shock settico e insufficienza multiorgano. Nonostante il ragno violino non sia mortale di per sé, il veleno può provocare infezioni gravi se non trattate tempestivamente. Il centro antiveleni del Policlinico Gemelli ha chiarito che la morte di Russo non è stata causata direttamente dal veleno del ragno, ma dalle infezioni successive. È importante non sottovalutare il morso, disinfettare la ferita e monitorare l'evoluzione dei sintomi, eventualmente consultando un medico. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.